Allora, stasera abbiamo alcuni dei protagonisti del festival. Toto Cutugno, un classico, buonasera. Allora, Toto Cutugno ha partecipato, vedi, tu dici sono andato una volta, lui 14 volte, 6 secondi posti. Come Gimondi. Madonna, un primo posto nell'80 con Solo Noi, poi un terzo posto, insomma un sacco di, veramente, quest'anno Aeroplani. Che cos'è? Canzone d'amore, romantica. Una storia d'amore un po' malata, lui non vuole rinunciare a lei e quindi fa di tutto per incominciare una storia con lei. Alla fine non si capisce se ci riesce. Ah, quindi canzone ambigua, sì. Romantica, passionale, ambigua. Bene, saremo a vedere. Allora, io ho sentito le 10 canzoni dei giovani e ho sentito alcune dei big. La mia impressione è che questa contaminazione con i talent show hanno prodotto uno sforzo pazzesco di arrangiamento, insomma io lo chiamo Sanremo emo, questo, dove emo sta per emozionante, emozionale. Cioè devo dire che anche canzoni che non mi piacciono, come quella al suo mi pare che ho sentito ieri, no? Però hanno delle caratteristiche tali di costruzione, no? Di costruzione che emozionano, per cui sarà un festival diverso dagli altri musicalmente, secondo me. Un festival appunto emo, come si dice adesso. Beh, non è carino però, scusami se mi permetto. Non cominciamo. Fegiz, non è carino che tu dici una canzone che il pubblico non ha ascoltato. C'è una gara, non è carino. È sbagliato. Non è carino, scusami. È sbagliato. È un ragazzo. Devi uscire fuori, è tra l'altro molto bravo, Marco sei molto bravo e sarai una grande rivelazione. Scusate, ma dove sta scritto che se non piace a Luzzatto Feggi sia brutta? Lo so, ok, però detto così, a poco mi sembra una cosa... Sai che in genere mi sembra una cosa critico, quello che conta deve piacere al pubblico, quindi tanti auguri raddoppiati. Degli anni in cui c'è stato il playback, per esempio, vi ricordate Sanremo in playback? Sanremo in playback è stata... Che è una cosa terribile. Una cosa incredibilmente... Pensarci adesso, musicale. Come era possibile? È stato a Ragozzini a spezzarlo. Spezziamo una lancia in favore di chi ha spezzato il playback. Prego. Tutto Cutugno? Il playback ha ragione. Nell'83 e nell'84 c'è stato il playback. Ma perché? Però io ho cantato dal vivo. Con le mie stonature mi ho cantato dal vivo, perché c'era una scelta, potevi cantare dal vivo e in playback. Ecco. Io ho cantato dal vivo, ci tengo a dirlo. Farei un applauso, non sono Toto cantante, però tengo a dirlo. Questo scatto. Un italiano vero. Nessuna definizione potrebbe risultare più appropriata per Toto Cutugno di quella che lui stesso si è dato nella canzone che nell'83 lo ha consacrato. Un inno ai luoghi comuni del nostro paese che nella sua semplicità ha avuto la forza travolgente di segnare un'epoca. Ma sul palco di Sanremo Toto era salito già 3 anni prima, quando si era giudicato il podio con l'indimenticabile Solo Noi. Unica vittoria per l'artista toscano, che ritroviamo poi per 6 volte sempre un passo indietro, tanto da conquistarsi il soprannome di Eterno Secondo. Ma è proprio questa sua immagine di italiano medio, poco glamour e molto nazional popolare, che lo rende un beniamino indiscusso degli italiani ed un ambasciatore riconosciuto della nostra musica all'estero. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana. Melodie orecchiabili ed un po' ruffiane, per usare le sue stesse parole, che conquistano proprio perché parlano del quotidiano e dei caposaldi della società italiana, dai figli alle mamme, passando per le emozioni. Voglio andare a vivere in campagna. Anche Voglio andare a vivere in campagna, suo principale successo degli anni 90, snobbato dalle giurie che lo piazzano 17° all'Ariston, è acclamatissimo dal pubblico. Il grido di un uomo che si lamenta della città e vorrebbe tornare alle origini è stato per mesi un autentico tormentone ed ancora oggi è uno dei brani più noti del nostro repertorio nazionale.
Dopo due anni di duetti con Annalisa Minetti e la lotta ad una brutta malattia che qualche anno fa lo ha riavvicinato a Dio e alla fede, quest'anno Toto ritorna sul palco della Città dei Fiori per la 15ª volta, recordman festivaliero di questa edizione, proponendo la storia di un amore malato a cui è difficile rinunciare, con la quale, come gli aeroplani del titolo, spera di volare dritto dritto sul podio. Ci siamo persi tante volte dentro delle stupide bugie. Allora Toto, in attesa del podio di Sanremo, qui c'è il podietto di Porta a Porta, dai, facciamo una foto. Eh sì, dai, ecco, così movimentiamo un pochino. Che possiamo fare? Gli amori, per esempio, dai, che è un pezzo... Un pezzo del 90, mi pare, vero? Sì, mi scuso se dimentico qualche parola, perché... Vabbè, ci proviamo. Dai. Accesi, spenti, stupidi, speciali. Due consonanti perse in tre vocali. Sono loro che ci aiutano a non sentirci soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. Quanti amori, ma quanti amori, con il coraggio, la paura di volersi bene. Amori fragili che vanno via, quelli in cui credi solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, ma quanti amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della pazzia, quelli in cui credi solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso falla tu. Ho un punto di vista che avrebbe dovuto far successo in tutta Europa. Più che altro avresti dovuto scrivere. Non capisco perché i tuoi discografici non ti abbiano mai portato a fare televisione in Francia, in Germania, in Russia, perché questa è una canzone che potrebbe avere un grande successo in Europa. Giordano, che dice? Digli la tua discografia. Facciamo un appello a Toto Cutugno, possa cantare sincerità. Un appello ai nostri discografici, portiamo... Ai miei discografici, in Europa. Esattamente. Esportiamo a Risa, per piacere. Esportiamo Risa. Adesso che c'è un filo di ripresa economica, oltre ad esportare di nuovo le scarpe, i pomodori, eccetera, esportiamo anche a Risa e anche, certo, cioè, d'accordo, fuori, perché francamente abbiamo così dei beni soltanto domestici, non va bene, esportiamo anche Risa. Adesso invece tutti insieme vi invito a cantare l'italiano di Cutugno. Dai. Allora, maestro, rimanga lì. Io prendo il microfono e la facciamo a cappella tutti insieme, ok? Allora, Morgan, vieni. Ci siamo messo la mascotte. La minore. Allora, ti introduco io, poi vai avanti te. Vado avanti, okay? Sì. Come a Sanremo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero. Lasciatemi cantare. Piano, lasciatemi cantare, perché ne sono pieno,
sono un italiano. Stop! Un italiano vero.